Ciao a tutti, da me è Teina. Ciao Teina. Guardate Teina, ieri l'ho tosata, anzi l'altro ieri, e adesso è come un topolino. È piccina, piccina lei. She's like a mouse. Can you see her? Allora, oggi parliamo di come si dice anche a te in inglese. Allora, semplicemente diremo to you too. Ecco, mi ricordo sempre di guardare dall'altra parte perché sto guardando Teina bella, ciao Topolona. Allora, diremo to you too. Quindi, Happy Easter, buona Pasqua, to you too. Oppure, Merry Christmas, to you too. Come diremo se io auguro una buona giornata, un buon pomeriggio, have a good afternoon, voi mi risponderete to you too. È molto semplice. Chiaramente c'è una piccola variazione se l'altra persona ci dice grazie e noi diciamo grazie a te. Allora, thank you. Qui useremo semplicemente un'enfasi sul pronome you. Thank you, grazie a te piuttosto. È molto semplice. Scrivete pure qualche esempio nel link in descrizione. E così per ricordare. Per chi non mi conoscesse, comunque sono Lisa, la titolare della 7 O'Clock English School, una scuola online. Faccio lezioni calla, lezioni anche un po' meno calla di conversazione. E comunque, insomma, per qualsiasi cosa scrivete pure, avrete qualche informazione, io ci sono. Qua sotto nel link in descrizione c'è la mia mail, la pagina della scuola e avrete tutte le informazioni. Se il video vi è piaciuto, anche se è stato appunto breve ma intenso, e se Teina vi è piaciuta soprattutto in versione topolina, mettete un mi piace, a parte gli scherzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così riceverete ogni giorno le notifiche di tutti i video che farò. Da me, Tea, è tutto, passiamo e chiudiamo. Passo e chiudo, vero Tea? Ciao, have a nice day, ciao!